Abbiamo voluto fare l'annunzio perché pochi giorni fa, il 1° marzo, è stata la ricorrenza dell'84° anniversario della morte. E quindi a pochi giorni di distanza abbiamo pensato che fare un omaggio a questo importante poeta sarebbe stata una cosa molto carina. Per cui il personaggio che abbiamo scelto è un personaggio molto istrionico, che come vedrete, come ci racconteranno Andrea Porcaro, che è il nostro insegnante di storia, e Bruno De Sabbatonio, che è l'insegnante di letteratura italiana, filosofia, insomma Bruno qui fa tante cose insieme a noi. Come vedrete è un personaggio che dalla vita politica, vita militare, vita anche di corte, perché insomma ha frequentato tutti i salotti bene da Roma dell'epoca, e poi la vita letteraria, il Vittoriale che ha creato, che è una sorta di residenza, ma più che una residenza l'ha immaginata come se fosse un grande museo dell'Italia dell'epoca, e quindi è un personaggio molto 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 interessante. Ci racconteranno di D'Annunzio, Andrea per la parte storica e Bruno di Sabbatonio per invece la parte poetica. Ma prima di dare la parola a loro, vi mostro un video, un documentario, eccoci qui, che è molto ben fatto. Sono riuscito, abbiamo internet che ci permette di vedere e trovare facilmente tantissime belle cose. Ecco qui. Il documentario si chiama L'amante guerriero e parla appunto di D'Annunzio. Un uomo come me, appunto, debba essere bersagliato da una quindicina di fotografi. Allora. Cammin di nostra vita. Mi ritrovai tra le braccia di prima. Che la diritta via aveva smarrito. Poeta, romanziere, giornalista. Marinaio. Aviatore. Incantatore di folle. Fondatore di uno Stato. Seduttore innamorato delle donne, del lusso, dell'arte, della bellezza. La vita di Gabriele D'Annunzio è un'esperienza eccezionale, inimitabile, fuori dalle regole. Una vita rivestita di un'aura di fantasia e di emozione, costruita con abilità e talento, pari alle contraddizioni e agli eccessi. Ogni gesto, ogni parola, anche le più audaci e immaginifiche, ogni pensiero e perfino ogni vizio sono frutto di una scelta, esercitata e portata a compimento con grande forza di volontà. Con la sua poesia, con la sua prosa, con i suoi drammi teatrali, D'Annunzio vuole lasciare indelebile memoria di sé. Parlano di lui i fatti, le imprese. Parlano di lui gli eventi nei quali il coraggio è esibito, ma anche sperimentato fino al rischio della vita. Parlano di lui, ancora oggi, i luoghi che mantengono memoria del suo raffinato egocentrismo. Parlano di lui le tracce del suo estetismo decadente, della sua sensibilità fatta di ritmi vitali e febbrili. Roma, Parigi, Venezia. Fino al Vittoriale, la sua ultima dimora, dove il Vate si ritira il 1° febbraio 1921. E qui, nei viali, nei giardini, nelle stanze affollate di oggetti e di opere d'arte, è ancora forte la presenza di questo protagonista di uno dei momenti più complessi della storia dell'Italia contemporanea. Siamo nell'officina, ovvero lo studio dove D'Annunzio lavorava, scriveva notte e giorno. Questo è il vero cuore del Vittoriale, non la camera da letto, la stanza della Leda, come comunemente si crede. D'Annunzio venne al Vittoriale nel 1921
era uno scrittore di fama mondiale, tanto più famoso dopo la Prima Guerra Mondiale, dove aveva compiuto imprese memorabili, e dopo l'occupazione di Fiume, che tenne per 16 mesi come un condottiero rinascimentale. Poi decide di ritirarsi qua, prima provvisoriamente, in realtà ci rimarrà fino alla morte nel 1938. Ardisco offrire al popolo italiano tutto quel che mi rimane e tutto quel che da oggi io sia per acquistare o per aumentare col mio rinnovato lavoro. Non pingue retaggio di ricchezza inerte, ma nudo retaggio di immortale spirito. Già vano celebratore di palagi insigni e di ville sontuose, io son venuto a chiudere la mia tristezza e il mio silenzio in questa vecchia casa colonica. Non tanto per umiliarmi, quanto per porre a più difficile prova la mia virtù di creazione e trasfigurazione. Tutto, infatti, è qui da me creato o trasfigurato. Tutto qui mostra le impronte del mio stile, nel senso che io voglio dare allo stile. Il mio amore d'Italia, il mio culto delle memorie, la mia aspirazione all'eroismo, il mio presentimento della patria futura si manifestano qui in ogni ricerca di linea, in ogni accordo o disaccordo di colori. Non qui risanguinano le reliquie della nostra guerra? E non qui parlano o cantano le pietre superstiti delle città gloriose? Ogni rottame rude è qui incastonato come una gemma rara. La grande prova tragica della nave Puglia è posta in onore e in luce sul Poggio, come nell'oratorio il brandello insanguinato del compagno eroico ucciso. E qui, non a impolverarsi, ma a vivere, sono collocati i miei libri di studio, in così gran numero e di tanto pregio che superano forse ogni altra biblioteca di solitario studioso. Tutto qui è dunque una forma della mia mente, un aspetto della mia anima, una prova del mio fervore. Come la morte darà la mia salma all'Italia amata, così mi sia concesso preservare il meglio della mia vita in questa offerta all'Italia amata. Straordinario il percorso fatto da D'Annunzio se si pensa che lui è nato nel 1863, ovvero 2 anni dopo l'Unità d'Italia, a Pescara, che allora era un piccolissimo, minuscolo paese, e da lì è partito alla conquista del mondo. Gabriele D'Annunzio nasce a Pescara, in Abruzzo, allora un piccolo borgo di non più di 4.000 abitanti, che fino al 1860 aveva fatto parte del Regno delle Due Sicilie. Francesco Paolo, il padre, è un uomo impetuoso e sbruffone, con cui Gabriele ha un rapporto conflittuale. Anche se riconosce di aver preso da lui la potenza, l'impeto, la sensualità, la crudeltà, la prodigalità, l'amore dei cani e dei cavalli, quel dei profumi e delle donne e dei frutti, il piacere dello sperpero. La vita romana scorre fra avventure editoriali, amori tanto travolgenti quanto brevi, incontri e scontri sociali e culturali. Ma Gabriele non è contento di sé. Teme la mediocrità nella sua esistenza come nella sua arte. I consensi all'opera di D'Annunzio sono sempre più numerosi. Fra questi spicca quello della Divina Eleonora Duse, stella del teatro italiano e internazionale, che non nasconde la sua predilezione per il giovane poeta abruzzese. Gabriele, dopo essersi cimentato con i versi e con il romanzo, vuole tentare generi letterari nuovi, in cerca di un riconoscimento anche come autore di drammi teatrali. La prospettiva di un sodalizio, non solo amoroso, con la Duse, appare quindi quanto mai propizia e opportuna. Nasce così un idillio destinato a travolgere la vita di entrambi. La prima volta che D'Annunzio raggiunge la Duse a Venezia, il 26 settembre 1895, segna per molti biografi l'inizio del loro amore. Ma già a fine novembre i due si devono separare,
Lei, definita da Gabriele la nomade, diretta nell'Europa dell'Est per una serie di rappresentazioni. Lui a Francavilla, oppresso dalle esigenze quotidiane della vita familiare. La lontananza dà l'avvio a un intenso rapporto epistolare. Alla fine della loro storia, Eleonora, Ghisola, come la chiama Gabriele, brucerà le lettere dell'amato. Nessuna donna mi ha mai amato come Ghisola, né prima né dopo. Ma le lettere della Duse che sono rimaste trasudano passione, velata da sfumature di tristezza. Eleonora ha una mascella forte, le labbra carnose, gli occhi grandi e pensosi. Non è bella in senso classico, ma con lo sguardo esprime il temperamento che l'ha resa nota e la fa amare nei teatri di tutta Europa. Gabriele ed Eleonora lavorano insieme in imprese teatrali costosissime, a volte con grande successo, a volte con grande fallimento. Si dice che Eleonora si stia rovinando per finanziare le opere teatrali di Gabriele. In realtà lei è felice di partecipare a un'impresa culturale così importante, così nuova. Gli perdono di avermi sfruttata, rovinata, umiliata. Gli perdono tutto, perché ho amato. Gabriele, dopo infiniti vagabondaggi sentimentali e crudeli tradimenti, al tramonto della propria esistenza, avrà un vero culto per Eleonora e il suo busto di marmo nello studio del Vittoriale. È l'unica memoria femminile a sopravvivere nella collezione delle sue conquiste. D'Annunzio ha sempre uno spasmodico bisogno di denaro, anche perché invecchiando non chiude affatto la stagione del sesso, con decine di donne spesso stupefatte dalla sua vivacità. In molti casi, dietro i nomi rinascimentali scelti dal poeta, si celano disponibili ragazzotte lombarde. Per loro, la governante Elis e la Baccara non hanno rivalità. È la stessa Elis, anzi, a scegliere le prostitute, a informarle sui gusti di Gabriele, a preparare il loro bagno e il guardaroba notturno. Gli amici che tornano a fargli visita dopo anni di assenza dissimulano a stento la sorpresa dinanzi a uno spettacolo di crudele consunzione. D'Annunzio passa giorni interi recluso nella prioria, l'edificio originario del Vittoriale, senza ammettere nessuno alla sua presenza. Scrive, appunta pensieri, riflessioni e quelle 100 e 100 e 100 e 100 pagine del libro segreto di Gabriele D'Annunzio, tentato di morire, che sono il suo unico vero, amaro tentativo autobiografico. Gabriele D'Annunzio percepisce la fine che si avvicina. Scrive quasi rabbioso. Ora che so al fine quale sia la vera essenza dell'arte, ora che io posseggo la compiuta maestria, ora non ho se non il mattino di domani per esprimermi. Il primo marzo del 1938, 5 minuti dopo le 20, Gabriele D'Annunzio muore colpito da un'emorragia cerebrale al tavolo da lavoro. Con D'Annunzio scompare un uomo che aveva saputo imporre i propri sogni agli altri uomini. Ecco. Allora, parola ad Andrea. Sentiamo un po' di storia. Allora, che ci racconta adesso la figura storica. Ti do, guarda, così tu puoi cambiare le slide. Questo già la pigiava. Ce la fa, sì. Vediamo. Bene. Allora, io mi diciamo, ho preparato un discorso non troppo lungo e mi sono diciamo soffermato soprattutto su due periodi principali della vita di D'Annunzio.
quello che va, diciamo, dalla fine proprio dell'Ottocento fino intorno al 1910, quando è più attivo, diciamo così, da un punto di vista letterario. E poi un altro tra il 14 e il 24, dove in realtà è un po' più conosciuto per tutte, diciamo, una serie di opere prettamente, diciamo, più imprese politiche, militari, che col mondo della letteratura hanno poco a che fare. Allora, non voglio allungare troppo il discorso, cerco solo di mettere, diciamo, in evidenza i fattori di queste due epoche, una seguente ovviamente all'altra, però differenti. Allora, io qui, della prima immagine, qui vedete quell'omino piccolo in mezzo, quello è il nostro re Vittorio Emanuele II, che prende, è tirato da una parte da un tedesco, lo riconoscete dal berretto con la punta, e un austro-ungarico, dall'altra parte gli imperi centrali e l'intesa. E questo è fondamentale, diciamo, ovviamente, che l'inizio del 14, noi siamo entrati nel 15 in guerra, e è fondamentale perché da lì si creano, diciamo, le condizioni, le vediamo fra poco, che poi portano D'Annunzio a compiere due imprese in modo particolare. Allora, io qui vi ho messo due quadri, questi sono, diciamo, lo stile si riconosce, e sono quelli della Belle Époque. Ovviamente il quadro a sinistra è proprio tipico, in Italia è L'Art Nouveau in Francia, Liberty Style era chiamato in Inghilterra, e invece a sinistra, a destra, questa dovrebbe essere l'Esposizione Universale a Parigi. L'ho messa giusto per farvi capire che quando lui, diciamo, è più attivo da un punto di vista letterario, nel quadro mondiale è quella l'epoca della Belle Époque, che è fondamentale perché va dal 1870, che è l'anno dell'ultima guerra, che la guerra è una condizione endemica in Europa, che è la guerra tra la Francia e la Prussia. Poi fino al 1914 ci sono 44 anni in cui non si spara praticamente neanche un colpo di cannone. Questi sono importanti perché l'elettricità per strada ci arriva durante questi 40 anni, cominciano ad arrivare le macchine, comincia il mondo moderno come lo conosciamo noi, comincia, c'è proprio il passaggio. E io quando ero piccolo vedevo i cartoni ambientati nella Londra dell'Ottocento e i lampioni erano ad olio, si accendevano e si spegnevano, invece adesso vengono elettrificati, diciamo, buona parte di quelli che poi saranno le industrie che permetteranno la produzione in serie delle macchine, quindi di avere la società come ce l'abbiamo noi oggi, incominciano, diciamo, come dire, all'inizio la gestazione proprio durante la Belle Époque. In Italia in particolare è un periodo, quello detto l'età di Giolitti, perché sarà praticamente più di una dozzina d'anni il primo ministro italiano, e diciamo qui è importante ricordare riguardo il contesto italiano: uno, la guerra di Libia del 1911, quello manifesto che ricordava l'impresa, e che ovviamente vuol dire anche l'Italia poi cercherà di crearsi il proprio impero coloniale. Contate che inglesi, francesi, spagnoli e portoghesi si sono già, come dire, spartiti tre quarti del mondo praticamente. Noi ovviamente, cioè, con la Germania ci arriviamo per ultimi. Poi un'altra cosa importante, altre due sono, innanzitutto la foto a sinistra, questa è l'emigrazione italiana, perché quella in particolare è una famiglia in Cile, che viene dal Veneto. Allora è importante perché tra, diciamo, il 1860 e il 1914 sono una quarantina d'anni in cui 14 milioni di italiani andranno via in Brasile, in Argentina, anche all'inizio ovviamente nella Francia, Germania e Belgio, poi dopo partiranno, diciamo, fino in Australia, da tutte le parti. E questo è, da un lato, importante perché se si guarda la storia economica sono gli anni in cui l'Italia cresce, cioè quando comincia il benessere coincide con la maggior parte delle persone che comunque ovviamente vanno via, e questo è normale perché nel processo di industrializzazione la macchina sostituisce il lavoro di uomini, quindi tre uomini fanno un lavoro che prima ne facevano 10. E questo è importante. A sinistra,
cioè a destra, invece trovate quello di Giovanni Agnelli, proprio a testimoniare che quando fonda la Fiat. Tenete conto che alla fine del 1800, questo è il 1901, se non sbaglio il 1889, comunque alla fine dell'Ottocento cominciano le acciaierie a Terni, che serviranno per fare tutte le ferrovie d'Italia praticamente. Quindi diciamo è l'epoca in generale detta del protezionismo, comunque dove la politica giudicchiana tende a aumentare, a far ovviamente proteggere in particolare l'industria italiana, e c'è ovviamente rispetto a prima cominciamo anche noi a prendere proprio l'aspetto di un mondo, diciamo, di un mondo più potente, cioè di un mondo più moderno, e cominciamo anche se in ritardo a anche noi proviamo a diventare una potenza come lo erano già la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Qui vabbè, io l'ho messa, poi se un domani vedete, lì c'è regione per regione il numero delle persone che praticamente gli italiani che sono emigrati. Andiamo un po' avanti. Allora, per quanto riguarda invece dal 1914 al 24 l'attività, diciamo, più prettamente politica di D'Annunzio, qui è, come vedete, quando lui arriverà poi a Fiume, nell'accoglienza che gli fanno. Però prima, diciamo, di Fiume bisogna spiegare un attimino, mettere in chiaro una cosa. Questa è la foto di soldati russi che stanno in una trincea. Io ho messo questa perché la prima guerra mondiale si combatte tutta così. C'erano piani che prevedevano accerchiamenti in stile, cioè c'era solo un uomo che poteva far spostare 200.000 uomini da solo e manovrare, quello era Napoleone. Non c'è nessuno che è in grado di fare una cosa del genere, anche perché con le armi che c'erano era praticamente impossibile. È importante perché l'ho scelto perché mi dà l'idea dell'immagine della trincea, che era una guerra di trincea. Si usciva fuori e si provava, in realtà si doveva arrivare alla trincea del nemico. In realtà poi spesso e volentieri milioni di uomini morivano per conquistare 3 metri della terra di nessuno, che era quella fra due trincee. Questo per farvi capire il costo umano e soprattutto economico che avrà dopo, perché è di fondamentale importanza. In questa cartina vedete, allora, le parti in alto in rosa, riconoscete anche la forma del Alto Adige, che all'epoca faceva parte dell'impero austro-ungarico, e quello in bianco sotto sarebbe la Lombardia e parte del Veneto. L'importante è quella parte verde, che è proprio l'Istria e la Dalmazia, che è quello che poi, diciamo, riguarderà le operazioni di D'Annunzio. Allora, questo perché è importante? Perché praticamente l'Italia, è importante ricordarsi che entra in guerra nel 15, un anno dopo. Entra perché inglesi e francesi fanno un patto che è importante e segreto, nel senso, quando viene stipulato la stampa, gli italiani, nessuno sa nulla di questo patto. E questo è fondamentale perché poi crea le condizioni, è la condizione sine qua non che D'Annunzio poi sarà portato, non solo lui, a fare certe cose. E questo accordo prevedeva che noi avremmo preso l'Istria e la Dalmazia, come faremo poi in realtà, ma anche parte della Dalmazia e praticamente quella che oggi è quasi tutta la costa croata, ok, doveva tecnicamente, c'è una cartina più avanti, essere tutta quanta degli Ai. Che cosa succede però in realtà? Allora, innanzitutto, prima dell'armistizio che viene firmato in Veneto con gli austriaci il 3 di novembre, quindi entra in vigore il 4, l'armistizio non è la pace, cioè stare delle armi, cioè le armi dove stai ti fermi e smetti di sparare. E il 4 novembre, che perciò è il giorno delle forze armate, ad agosto compie la prima impresa, diciamo, che lo rende famoso, è quello del volo su Vienna. Lui e altri 7 con 8 aerei, di quello che vedete lì, parte praticamente, arriva sulla capitale viennese e potrebbe buttare delle bombe tranquillamente, invece butta un volantino che esorta gli austriaci, o diciamo così, gli austriaci non prendetelo come tedeschi, perché in quell'esercito c'erano almeno 12 nazioni differenti. Però, diciamo, gli austro-ungarici, tutta la popolazione a interrompere le operazioni militari. È agosto, contare a novembre, poi 4 novembre appunto finisce. E questa è la, diciamo, la prima, quella più importante.
Questa è la firma dell'armistizio che viene fatta appunto quella di agosto, questa è a novembre, il 3 novembre a Villa Giusti, dopo che abbiamo fermato sul Piave, e non è un caso, gli austriaci. Dopo di questo qui arriviamo a, diciamo, come si sviluppa la vicenda di Fiume. Allora, questa che vedete a sinistra è la conferenza di Versailles. A Versailles era un po' come il famoso congresso di Vienna dopo Napoleone, una conferenza di pace che ridisegna, nel vero senso della parola, i confini dell'Europa. I quattro protagonisti sono, li vedete, Lloyd George, il primo ministro inglese, Orlando, da sinistra a destra, vicino, il più anziano che è Clemenceau e quello più alto che è Wilson. Adesso il problema fondamentale è questo: Wilson è americano, quindi è, diciamo, un certo modo di fare politica basato sui famosi 14 punti, di cui a noi ne interessano due in particolare. Uno è l'odio totale per la diplomazia segreta, infatti lui non riconosce il patto di Londra, per lui non esiste, e sarà questo il motivo per cui, ve la faccio breve, non fa nient'altro che litigare costantemente con Orlando e con Sonnino. Sì, Sonnino era il ministro degli esteri. È una cosa che per lui è inconcepibile, non esiste, e soprattutto lui riteneva che questo modo di fare politica avesse portato alla guerra. E invece, ovviamente, diciamo, da parte di Orlando, 500.000 dei morti, 300.000 mutilati, indebitati fino al collo, perché abbiamo speso soldi che non avevamo per le armi, e tutto questo per che cosa? Per poi, in realtà, sono pochi territori, le terre redenti, Trentino ce l'hanno dato, e lì non erano tante, però non, a quel punto non posso fare di meno, anche contate gli anni 20-24, c'è il biennio rosso, ci sono i socialisti, i cattolici, comincia il movimento dei fasci, che la situazione interna non è delle più tranquille. E in mezzo, diciamo, a tutto questo, qual è il secondo punto che crea in realtà poi problemi? Quella che oggi viene chiamata l'autodeterminazione dei popoli, che a quel tempo ne parlavano due persone, Wilson e Lenin. Il problema qual è? È che Wilson praticamente vuole dividere il territorio in base all'etnia, cioè la carta etnica dovrebbe combaciare con quella politica. Solo un americano che ha 100 anni di storia può pensare di fare una cosa del genere in Europa. E che il problema qual era? Nelle terre rivendicate dagli italiani, i quattro quinti sono slavi. Quindi non cambia nulla, perché gli italiani erano una maggioranza assoluta nelle città, in particolare Zara. Mentre nell'entroterra, ovviamente, la maggior parte dei contadini erano di origine, cioè erano croati e sloveni. Quindi si arriva, diciamo, in una situazione di stallo, e proprio per questo, diciamo, che poi la cosa... mandano un po' avanti, più di uno, se non ce l'ho di qua. Ok, ecco, questa che vedete è uno schiacciato. Ah, no, forse non va perché ce l'hai rischiacciata, dovrebbe funzionare. Comunque, quelle che vedete praticamente, l'Istria e la Dalmazia in bianco, erano le terre che erano state promesse all'Italia. Ovviamente quando inglesi e francesi devono promettere qualcosa che a loro non interessa, viene tutto quello che vuoi, tanto per loro è facile. Il problema però, appunto, era, diciamo, il presidente americano Wilson proprio non ne voleva sapere. In tutto questo, diciamo, Fiume non era neanche la città più importante, che erano più importante Pola e Zara, perché insieme a Venezia da lì partivano poi in parte anche Fiume le ferrovie che andavano verso Vienna nel nord Europa. Erano, infatti, dicevano, se voi controllate quei tre porti, lo stato jugoslavo è uno stato anche di morti di fame, detta praticamente, perché gli levi proprio qualcosa con cui possono guadagnare, il commercio passava tutto di là. Però, diciamo, la cosa importante è che la città di Fiume in particolare non è che avesse un'importanza politica, militare o strategica, è simbolica, cioè è abitata in maggioranza da italiani, era anche, non era così grande, Zara era molto più grande, però è il simbolo. È un po' come nella Seconda Guerra Mondiale c'è, cioè, la battaglia, quella che diventerà Stalingrado, la Volgograd. Non è tanto di per sé quanto il punto strategico, quanto lì vince chi resiste di più, alla fine, alla lunga, però vince. E quindi, diciamo, in questo clima di incertezza, perché nel 20 Wilson non ne voleva sapere di dettaglio all'Italia, D'Annunzio
diciamo, lui comincia ovviamente un po' una retorica invettiva contro questo modo di fare politica, perché ovviamente è contrario, con gli italiani ovviamente che erano loro, si occupa praticamente la città, si danno un autogoverno, e tutto questo era finalizzato all'annessione ovviamente all'Italia. Il problema è che ovviamente, diciamo, questa sorta di autogoverno non viene riconosciuto sul piano internazionale. Qui lo vedete nel 1919, proprio con o altri sempre lì, altri legionari a Fiume. Questo è la festa riservata quando lui arriva a Fiume, appunto nel 1920. Questa invece è la proclamazione della reggenza del Carnaro, che è praticamente una sorta di repubblica, perché si danno una sorta di costituzione, e questa è la festa che fanno. Il problema in realtà qual è? Che in quell'anno poi Orlando cade, il governo viene sostituito Francesco Saverniti, e in quei quattro mesi gli italiani e gli jugoslavi, per conto loro, senza americani, francesi, inglesi in mezzo, si vedono a Rapallo, che sta dietro Genova, e nella foto quello seduto in basso, piccolo, è Giolitti, che firma, e questo signore in primo piano qui è il ministro degli esteri jugoslavo. Si mettono d'accordo su quella, sui confini, che poi arrivano fino praticamente a quando non scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Sostanzialmente l'Istria, Fiume, quelle città vengono all'Italia, lasciamo invece la Dalmazia e tutte le isole diciamo della costa. Questo ovviamente, che problema? Il Trattato di Rapallo viene riconosciuto, sono tutti contenti ovviamente che gli italiani e gli jugoslavi da soli si sono, diciamo, risolti. Qui potete vedere una cartina che comunque vede il colore dell'Istria, la maggioranza era sempre slava, e la Carinzia corrisponde con la Slovenia, fondamentalmente, che era Austria all'epoca. E questo è il piccolo, diciamo, lo Stato che venne creato lì d'Annunzio per quell'anno in cui riuscì, diciamo, ad autogovernarsi. In verde era la Jugoslavia. Il problema è che una volta che il trattato viene riconosciuto, diciamo, loro già non avevano nessuna, diciamo, non erano stati riconosciuti internazionalmente come entità politica, e Fiume deve ritornare agli italiani. E il problema qual è? Che per farli, diciamo, sbaraccare, mettere fine a questa storia, purtroppo l'Italia manda l'esercito, ci sarà uno scontro, però dopo la prima sera D'Annunzio decide, ovviamente è uno scontro tra gli italiani, quindi non vuole assolutamente una, diciamo, una guerra fra fratricida, e decide di ritirarsi. Rimarrà fino al 24 una zona, diciamo, autogestita sotto la Società delle Nazioni, la vecchia ONU, prima della Seconda Guerra Mondiale, poi nel 24 verrà riannessa all'Italia. Però guarda un po' se ce n'è un'altra, non mi ricordo. Ok, no, questa è l'ultima, perfetto. Però vabbè, ovviamente tenete conto, se vi leggete, sì, questo è questa qui è la famosa la villa Vittoriano, sì. E ovviamente in un'epoca, diciamo, in cui molto spesso, soprattutto a Parigi, si vede una certa inadeguatezza della classe politica italiana, non abituata a trattare, diciamo, che gestisce in certi modi e poi deve raccogliere certi frutti, diciamo, il suo tentativo nel cercare comunque sia di difendere terre considerate italiane, quindi, diciamo, lottare comunque sia in Italia, poi sarà fondamentale anche per l'epoca successiva, comunque sia un esempio pure per gli altri. Io mi fermo qua, non vado oltre, perché è meglio che il professore poi gli spiega meglio lui tutta la... Grazie, grazie Andrea. Piacevole, esauriente. E allora, adesso vediamo... scusa, poi anche agli altri abbiamo chiesto se chiudi il video.
perché sennò ci catturi. Ok, va bene così. A posto, a posto. Va bene, no, a posto così, sì, puoi andare. Chiari, allora? Sì. Allora, si è visto un aspetto di questo personaggio veramente straordinario che anche nella politica manifestò grande intelligenza a Fiume. E, non tutti lo ricordano, ma è vero Andrea, insomma, tu non l'hai detto, ma è così. Sì, sì. E fece esperimenti di carattere sindacale, di carattere politico, insomma, e dando prova appunto della sua molteplice, delle sue molteplici capacità. Di penalizzazione dell'omosessualità. È rimasta a bocca aperta quando l'ho letto. Sì, depenalizzato, cioè non, oggi sono ammazzati LGBT, questo l'ha già fatto 100 anni fa. Sì, era quindi un personaggio che anche nel 22, quando fu chiamato Mussolini al governo, tutti pensavano, se uno va a leggere i giornali dell'epoca, che il re avrebbe dato l'incarico a D'Annunzio. Quindi, insomma, sì, ci appare come un personaggio trasgressivo, straordinario, però effettivamente la sua opera è qualcosa che ormai si è sedimentato nella storia italiana e va riconosciuta appunto per quello che è, come effettivamente un contributo straordinario all'avanzamento degli studi, della letteratura e dell'arte in Italia, sempre naturalmente con certe caratteristiche che del resto sono proprie dei movimenti decadenti di questo periodo. Chi legge per esempio la letteratura dell'Ottocento vede grandi romanzi dove contempla la vita nella sua totalità. Chi legge i decadenti vede sempre una prospettiva settoriale, unilaterale della realtà. E quindi non possiamo rimproverare al D'Annunzio se ha presentato un'opera con caratteristiche effettivamente specifiche, particolari, che si uniscono tutte nella visione sensuale della realtà. E questo fa pure parte, diremo così, della grande, grande capovolgimento, rivoluzione che ci fu in quel periodo ad opera del decadentismo, che ha distrutto quella che era la visione tradizionale delle cose che c'era stata fino al romanticismo, al positivismo. Ora, naturalmente si vuole si vuole tornare come indietro, perché questa visione sensuale vuole dire visione della realtà ad opera dei sensi, non ha niente, diremo così, di trasgressivo, sessuale. All'inizio vuole indicare solo questo, ma è logico che affidando tutto, tutta la vita spirituale degli uomini al senso, si finisce per privilegiare alcuni aspetti che tendono a esaltare prima di tutto il piacere, quindi pure il piacere sessuale. Ecco, la presenza nelle opere del D'Annunzio è sempre del sesso, dell'affermazione prepotente del Dio e così via. Comunque è un autore che ha una produzione sterminata, nella quale è difficilissimo pure orientarsi. Anche se, certo, forse per ragioni ideologiche o anche per il fatto che questo decadentismo della cultura italiana non venne accettato con tanta tranquillità, e poi specialmente nel caso del D'Annunzio, i due alfieri del decadentismo italiano di allora erano Annunzio e Pascoli, però il Pascoli venne frainteso
e sentito come un poeta della tradizione. E allora ebbe un'accoglienza ad opera dei critici più positiva. Il D'Annunzio invece fu, possiamo dire, più sincero e ebbe consapevolezza del momento nuovo che lui rappresentava. Il Pascoli invece non la ebbe questa consapevolezza. E perciò diciamo che col suo modo di fare, sempre estroverso, che tendeva al riconoscimento e al plauso di un pubblico, e tendeva effettivamente ad essere un istrione, a concepire la vita come opera d'arte, avendo appreso dal decadentismo che l'arte appunto non è più una contemplazione oggettiva, distaccata delle cose, ma invece è come un cogliere l'essenza profonda delle cose che ci fa immergere nella vita dell'essere. E allora l'arte è vita. L'arte è vita effettivamente nelle profondità proprio fisiologiche dell'uomo. E il D'Annunzio perciò cercò di attuare nelle forme più appariscenti che si possano immaginare in Europa. Si avvicina a lui a volte Oscar Wilde, ma certo, ma tra i due non c'è il confronto, per il fatto proprio che il D'Annunzio effettivamente riuscì a vivere una vita come un'opera d'arte, perché intese la vita come affermazione prepotente dell'io, e perciò anche nella vita pratica è logico che si manifesti questo conato. E lui appunto che tanto operò, che produsse tante opere nei più svariati generi della letteratura, e proprio nei momenti in cui pure si dedicava appunto alla vita galante, al giornalismo, fu per diversi anni direttore del Mattino di Napoli, e alla vita politica, nel 97 fu nominato deputato dell'estrema destra, poi quando vide che l'estrema destra era un po' impacciata e troppo moderata, sedette il Parlamento all'estrema sinistra perché gli sembrava che questi movimenti rivoluzionari manifestassero una vitalità che coincideva con la sua visione del mondo. E per cui, insomma, ecco, è un personaggio vulcanico. E questo lo presenta già dalla prima giovinezza, perché a 16 anni già pubblicò a sue spese, però, insomma, una raccolta di poesie primovere che ebbe la ventura di essere poi essere visionato dai critici maggiori di allora, Carducci, uno di Schiarini su Fanfulla della Domenica, ne fece una redazione e una critica assai favorevole di un ragazzo di 16 anni. E insomma, poi finiti gli studi liceali, nell'80 venne a Roma e lì iniziò questa sua folgorante carriera di uomo, diremo così, di teatro e di lettere e di azione. Nell'82 pubblicò un secondo volume, e questo già più composito e più maturo, Canto Nuovo, che presenta quelli che sono i limiti della propria, le caratteristiche essenziali della propria arte. Un mondo tutta tesa a cogliere attraverso i sensi
quello che è il segreto dell'essere attraverso i sensi. E perché? Perché appunto nell'ambito del decadentismo c'è tutta una filosofia che dice che la tradizione culturale e religiosa d'Europa che ha fatto? Invece di attingere alla vita, ha come costruito un edificio astratto reprimendo la vita. Nietzsche aveva detto che dice l'uomo è l'unico animale che si vergogna dei propri sensi, dei propri istinti. Dobbiamo recuperare appunto questa regione profonda che poi che cos'è? È l'inconscio che è parte essenziale della mentalità del Novecento. La realtà è quella inconscia che si manifesta attraverso l'istinto e allora noi quello dobbiamo cogliere se ci vogliamo mettere in contatto con quella che è la vita vera, la vita profonda. E allora ecco che comincia lui da questo canto nuovo che già presenta una originalità, mentre la prima raccolta era tutta influenzata dalle ascendenze carducciane. E poi scrive pure delle novelle, quindi ecco già versi, prosa, si presenta già nei primi momenti insomma nella vita dell'autore. E lui è nato nel 63, quindi nell'82 c'ha 19 anni. E Terra Vergine invece è il titolo di questa raccolta di novelle in cui si fa sentire un po' l'influenza del Vergo e del naturalismo, ma se uno lo legge attentamente vedete come una ricerca sempre non delle cose obiettive circoscritte da quella che è l'intelligenza dell'autore, ma una ricerca delle profondità quasi primordiali della vita rappresentata da quelle che sono da quella che è la stirpe barbarica d'Abruzzo. E il legame con l'Abruzzo, che sembrerebbe scindersi in tutte queste avventure tra Roma, Napoli, poi Settignano vicino Firenze, poi in Francia, poi la sua Gardone Riviera, sembrerebbe che lui si sia staccato appunto dalla sua terra d'Abruzzo e potrebbe apparire questa come una incoerenza da parte di chi vuole scavare nel proprio io più profondo, nel proprio inconscio, e dove c'è il DNA, insomma, della tradizione anche fisiologica, e poi disperde tutto in questa prospettiva anche europea. No, l'Abruzzo rimane sempre come un angolo riposto dentro la propria anima, fino alla fine. E tra le opere più belle che lui scrive sono proprio quelle, per esempio nel teatro, La figlia di Iorio, dove è rappresentata questa terra ai primordi proprio del suo fiorire. E essa è la migliore tragedia di D'Annunzio, che è una delle migliori della letteratura del Novecento italiano. E quindi, ecco, sull'onda appunto di questa esaltazione dell'io, produce varie opere che culminano nel 1889 con Il piacere. Il titolo già è un programma, che è uno dei testi del decadentismo europeo. Il piacere rappresenta quelle che sono le caratteristiche fondamentali della prosa del poeta. Ormai le novelle, dopo questa Terra Vergine, ci saranno pure le novelle della Pescara, continueranno.
sempre tese a rilevare quella che è la vita elementare dell'Abruzzo. Però accanto a queste c'è l'indirizzo più grande, che è quello dei romanzi. E uno di questi è appunto il piacere. Piacere perché? E perché appunto attraverso il piacere, in modo particolare il piacere estetico, entro cui vive il protagonista, che è uno scrittore pure lui. È uno scrittore perché? Perché tutte le opere d'Annunzio sono proiezione del proprio io. E questa è una caratteristica appunto dell'individualismo, del soggettivismo, della metà della decadenza, del decadentismo. Mentre tradizionalmente la letteratura è stata sentita sempre come un'opera oggettiva in cui l'autore si deve un po' ritrarre dai personaggi. Il Manzoni ci ha presentato tanti personaggi che assomigliano a lui, ma nemmeno uno. Perché? Perché lui credeva che obiettivamente dovesse trascrivere la realtà, non quella che è la vita propria. Invece nel decadentismo si rovescia la situazione e perciò il D'Annunzio appunto proietta nelle figure quella che è la propria identità. Figure svariatissime, per cui alla fine questo è un caleidoscopio che non può stare a rappresentare solo un io. È la vita del mondo mentre si rispecchia in tutta questa opera. Poi però, quindi questo, adesso facciamo così una linea evolutiva per cercare di orientarci, poi dopo lo vedremo, lo leggeremo. E nell'89, quindi, questa prima fase della costruzione di un mondo incentrato su tutto sul godimento dei sensi, che ha raggiunto il suo apice. E il linguaggio è tutto teso e naturalmente rappresenta quella che è l'irrequietezza dell'autore, la sua voglia di conquistare il mondo attraverso i sensi, di ridurre tutto alla propria portata e sotto il governo della propria intelligenza. E se non che certo già in questo romanzo sì, si afferma questa preponderanza dell'io del personaggio, che tuttavia non è mai soddisfatto di nulla e nemmeno di questi amori in cui sembra cogliere la gioia più grande, e vive tra il vitalismo, cioè la continua ricerca di sensazioni nuove, e il nichilismo, che per ora si affaccia quasi di posto in qualche angolo magari della scrittura, ma non diremo aspetto preponderante. Poi verrà invece. E allora l'autore, che tra l'altro è il primo che si affaccia su quello che è il panorama europeo, che conosce la letteratura europea, mentre tradizionalmente i letterati italiani sono stati sempre gelosi delle nostre tradizioni, perché erano le tradizioni più grandi in Europa e quindi non le volevano contaminare con orientamenti che venissero da fuori. Invece lui è il primo a sprovincializzare, insomma, la nostra cultura. E ecco che, volendo, sente naturalmente la prigionia di questa sensualità, vorrebbe liberarsene. E allora ecco che si guarda intorno e legge gli autori russi, Tolstoi, Dostoevskij, e crede che essi possano insegnarci una via di uscita. E a questo periodo dell'eccessivo vitalismo succede un periodo che è stato detto della bontà
con altre opere il cui titolo è già naturalmente prefigura quello che deve essere il contenuto, non so, L'Innocente, oppure un romanzo, oppure una raccolta di poesie, poema paradisiaco, ove paradisiaco però non ha il significato religioso, ma quello greco, cioè il poema dei giardini, paradiso in greco significa giardino. E allora, ecco, c'è questo periodo della bontà, che però ai critici è apparso come un periodo di stanchezza invece che della bontà. Certo, non c'è quell'aspetto letterario tradizionale che va da Dante al Carducci, della pietà per la sofferenza umana, della commiserazione dei deboli e così via. No, non c'è questo. C'è solo come un ripiegamento interiore, che è però a ben guardare un rilassamento, una spossatezza, che artisticamente però rende bene un'atmosfera e produce pure i suoi effetti. E poi però subito dopo scontento pure di questo, perché certo non era quella la via coerente con se stesso, la via che lo avrebbe liberato appunto dalla prigionia della sensualità. E allora, mentre era direttore del Mattino di Napoli, si trovava a Napoli, quindi ormai aveva abbandonato Roma, e ebbe la ventura di occuparsi di una querella, di uno scontro che allora c'era tra Nietzsche e Wagner, che erano prima intimi amici, e Wagner, con Siegfried, naturalmente aveva composto un'opera pure tutta drammatica, tesa, molto simile all'opera del nostro D'Annunzio, tant'è vero che poi il D'Annunzio capirà l'importanza della musica e di questa drammaticità che lui chiama ascendente anche per la propria arte. Però poi in questo contrasto lui parteggiò per Wagner, che è molto simile a D'Annunzio. Però poi dopo ritornò sui suoi passi e capì che il superuomo esprimeva bene in filosofia quello che lui stava affermando in letteratura, cioè la ricerca appunto di una idealità superiore in cui si potessero affermare tutte le energie dell'uomo che la morale tradizionale aveva mortificato. E allora, ecco, abbracciò questo il superuomo, che poi collegò pure a una visione particolare che Nietzsche aveva della tragedia greca, dove secondo lui c'erano come due tendenze in contrasto, una più moderata e equilibrata che chiamava apollinea, l'altra invece tutta drammatica, tutta violenta, che chiamava dionisiaca. E ecco, questa seconda sembrò che dovesse essere proprio il timbro dell'arte sua a D'Annunzio. E quindi eccolo che abbraccia questo nuovo orientamento e si distacca pure appunto dalla poetica della bontà. E compone delle opere in cui orgogliosamente esalta quella che è la capacità costruttiva degli uomini. E una, la prima, dove compare appunto proprio la citazione del Nietzsche, è il trionfo della morte. Però pure lì si presenta la cadenza, il ritmo che era stato del piacere. All'inizio, come una sfolgorante ascesa di quella che è la forza dell'individuo e una esaltante
affermazione dell'io nell'amore dell'amata, e poi quasi un infiacchimento, un indebolimento di quelle che sono le energie che il protagonista vorrebbe naturalmente dirigere fuori di sé nella costruzione di qualche cosa di grande che vada al di là dell'umano, e che invece la donna tiranneggia e infiacchisce. Eppure lì allora il protagonista tenta quasi di recuperare le forze con un viaggio nella sua terra natale, in Abruzzo. E pure lì abbiamo diverse sequenze, poi se abbiamo tempo le vedremo nel Trionfo della Morte. C'è una parte dove si esalta l'io come a voler cogliere appunto una plaga superiore a quelli che sono i uomini comuni, e un'altra invece è dove la consonanza del D'Annunzio con la plebe, però deve essere la plebe, la stirpe abruzzese, i contadini. D'Annunzio è uno, naturalmente, diciamo che politicamente aristocratico disprezza la democrazia, però lui crede che mentre nelle città, nelle plebi cittadine, ci sia come questa deriva dell'umano che si abbassa quasi a costumi servili, nella vita della campagna, e certo un naturalista come lui, uno che appunto crede che la vita si debba basare sui sensi, cioè vale a dire sulla natura, nel contatto con la natura e quindi nel rapporto con i contadini, ha un atteggiamento del tutto diverso, si sente quasi rinascere e si rispecchia nelle loro opere, nella loro forza indomita, che anche se lentamente pare scandire quasi il fluire del tempo e così via. Comunque, pure qui c'è quasi esemplato quello che è il progetto nicciano, appunto, del superuomo che può venire solo dopo la morte dell'uomo. E allora pure là il protagonista non riesce a recuperare le sue energie, perché Ippolita, l'amante, cioè l'amore che lo lega a quest'amante, è troppo tirannico. E allora cerca di riaffermare la propria volontà dominatrice e superiore con l'ultima emozione, la morte, e trascina nella fine, nel dramma, pure l'amante. E poi ci sono diverse altre opere, tutte improntate a questa scoperta del superuomo, che lui però fa propria, perché certo effettivamente i critici si sono accaniti anche per pregiudizi contro l'assunzione di questo motivo nicciano, ma in realtà lui era superuomo già dai 16 anni, perché leggendo Primavere ci si accorge di questa tensione, di questo ritmo volgente che c'è nella sua opera sempre. Lui è superomista di per sé. Quella del Nietzsche è solo, diremo così, una conferma, ma non è un'assunzione superficiale di un motivo estraneo. No, è il riconoscimento, è come il rispecchiamento di quella che è la caratteristica fondamentale proprio della poesia d'Annunziana, che quindi ha questa natura particolare, unica in
Italia. E rappresenta, che cosa rappresenta? Rappresenta quello che è un momento di disorientamento, se vogliamo pure di malattia, di quella che è la spiritualità europea. Poi però col passare del tempo essa nelle opere della modernità verrà contenuta con più energia. E lui quindi fino al nel 98 tra l'altro si trasferisce in una villa sfarzosa cioè, a Settignano vicino a Firenze alla Capponcina e vivrà fino al 1910 lì. È il periodo migliore, il periodo della maturità del D'Annunzio, quello in cui si compongono tutte le tragedie e anche l'opera in versi più valida, le laudi. E, però, ecco, il poeta vive sempre con mezzi superiori a quelli di cui dispone e per cui nel 10 gli viene sequestrata la villa, sono venuti tutti i mobili e lui per protesta si ritira in Francia. E in Francia non va a fare il acclamato pure lì, compone opere in francese, anche una tragedia che viene rappresentata dall'attrice più importante di Francia di allora, Sarah Bernhardt, che era un trionfo a Parigi. Torna in Italia appunto allo scoppio della guerra. E nel 16, quindi in questo periodo è il periodo della maturità, se così possiamo valutare le cose, perché certo che anche leggendo in genere la maturità negli autori corrisponde non solo al periodo della massima compostezza, ma anche della massima novizia di mezzi espressivi, ma in lui la ricchezza espressiva c'era prima. Ora quello che si nota è un maggiore controllo di questa tendenza a le costruzioni barocche e lussureggianti. Però già nel 1912, quindi mentre si trova in Francia, muore il Pascoli e lui rimane colpito da questa morte. Anche perché, insomma, è strano, D'Annunzio lo vediamo così come un personaggio trasgressivo, ci può sembrare come un personaggio poco socievole, oppure altero, e invece no. Il Pascoli e D'Annunzio rappresentano come una dualità che fa affacciare l'Italia in una nuova letteratura. D'Annunzio si era accorto della novità della poesia del Pascoli, aveva cercato tante volte di gettare un ponte verso lui, invece del Pascoli era una persona chiusa che non rispose mai a questa voglia del D'Annunzio di avere un colloquio tra loro. E invece il D'Annunzio da questa morte rimase profondamente colpito e scrisse la prima opera Contemplazione della morte, che non è più una obiettivazione del proprio io in personaggi estranei, ma è invece l'intervento immediato dell'io nella pagina, vale a dire che è un'opera quasi autobiografica, una riflessione intorno alla morte, cosa che appunto il nostro autore non aveva mai fatto. Anche quel romanzo, dice Il trionfo della morte, non è una riflessione sulla morte,
E perché? Perché la repressione è un modo di limitare le energie dell'uomo. Fa parte, secondo il decadentismo e il D'Annunzio, di quella che è la morale tradizionale. Ogni ripiegamento interiore, inteso in questo senso, è mortificazione delle energie vitali. Invece ora, anche se certo non va nelle profondità spirituali della pietà religiosa, no? Ecco che si impone di riflettere su un limite. Lui che per programma aveva voluto sempre infrangere tutti i limiti. Poi, comunque, per il momento rimane un testo con caratteristiche isolate. Poi però, mentre torna in Italia e naturalmente è impegnato nella guerra, in un incidente aviatorio si ferisce un occhio, lo trascura e quindi lo perde. E viene ricoverato all'ospedale di Venezia e lì bendato e immobilizzato a letto e non può più scrivere. Ma lui, per il quale la scrittura è azione, è vita, non può fermarsi. E allora pure con l'altro occhio bendato, perché uno ormai non c'è più, ma l'altro è bendato, scrive su dei fogliettini di carta. Scrive naturalmente, come dire, nella notte. Tutte le opere del D'Annunzio sono proiettate in atmosfera solare, perché è logico, l'azione è il riconoscimento, insomma, della luce, che costituisce l'aspetto positivo della vita. E ora invece si trova come gettato in una notte e perciò riflette su quella che è la sua vita, sull'onda naturalmente di quel tipo di prosa che aveva sperimentato nella contemplazione della morte. E così si crea un'opera tutta intima e che viene pubblicata nel 21, Il Notturno. E poi nel 21, appunto, si reca lì nel Vittoriale. Certo, è una celebrità. Ha idee che collimano con quelle fasciste, però Mussolini ha paura che gli possa fare ombra e quindi lo tiene lontano da ogni aspetto del potere, che viene quasi esiliato la vita che lui fa è una vita costretta, una vita di esilio. Avrebbe potuto e lui avrebbe voluto sicuramente partecipare alla dirigenza di qualche istituzione. Alla fine avrà la presidenza dell'Accademia Italiana, insomma, non è granché. E d'altra parte Mussolini già gli aveva fatto un tiro mancino proprio durante l'occupazione di Fiume, che aveva dato l'assenso all'intervento dell'esercito italiano. Lui che invece, quando il poeta aveva iniziato la conquista della città, lo aveva spinto sostenendolo politicamente. E ormai le opere, certo, ha scritto tanto, si può dire che tutto quello che aveva da dire della vita fosse stato ampiamente rappresentato, però nonostante questo nel 28 scrive pure un'opera apprezzata dai critici, Il compagno dagli occhi senza cigli, bellissima rappresentazione di quella che è l'ascesa e la decadenza dell'uomo. Poi scrive pure altre opere memoriali,
che nel 1935 vennero edite con il titolo di Le 100 pagine del libro segreto. Ora, a cominciare dalla contemplazione della morte fino al libro segreto, si può dire quasi un'altra letteratura. Un'altra letteratura almeno sul piano formale. E perché? Perché appunto il poeta è tutto incentrato a riflettere non, diremo così, nelle profondità spirituali, ma nelle profondità fisiologiche di sé. Accogliere veramente come un personaggio infantile, ma dico infantile per dire giovane, primordiale, e quella che è la vita degli uomini in decadenza. Certo, la decadenza e la morte è uno dei motivi fondamentali della letteratura tradizionale, ma è stata sempre vista attraverso il velo confortante della religione. Lui invece lo vede con gli occhi di chi, certo, si trova, come dire, in una landa desolata, senza conforto. E allora ne nasce una letteratura diversa, che hanno chiamato appunto la letteratura notturna o segreta, parafrasando appunto il titolo del notturno e delle 100 pagine del libro segreto. E certo, l'atmosfera di questi testi è più consona naturalmente a quelli che sono i requisiti di una umanità che per tanti critici sarebbe assente D'Annunzio. Per dire l'umanità della tradizione, l'umanità che si sente come coesa da un principio di sacralità, da un afflato religioso, che in D'Annunzio non c'è. E però c'è da dire che, insomma, qui ormai tramontati tutti quelli che erano stati gli idoli della letteratura della giovinezza, della piena maturità, dove naturalmente il senso del nulla e dell'annientamento di tutte le cose e a volte traspariva dalla stanchezza dei protagonisti eroi, ma non era aspetto importante o preminente, ora invece costituisce una sfera, un orizzonte unico. E c'è da dire unico anche nel senso che non si ritrova nella letteratura italiana. Perché in genere, ecco, passato questo momento di esplorazione dei territori nuovi dello spirito, che sono tipici appunto del D'Annunzio e di altri decadenti, e poi tutti hanno ripiegato naturalmente su quella che è la tradizione più consolante, cioè è una tradizione fatta insomma di scoperte umane, di edifici dell'umanità. Come facciamo a gettarli all'aria? Ci possiamo invece appoggiare ad essi per fondare le nostre certezze, le nostre rassicurazioni. E allora invece una visione, per esempio, del tempo che passa, della considerazione della storia come una parvenza, della
morte che, della vecchiaia, della morte che si avvicina, e delle gioie ormai tramontate che costituiscono solo un pungolo della nostalgia. Una visione di questo genere è assente nella nostra letteratura, almeno nella misura in cui c'è il D'Annunzio. Invece c'è il D'Annunzio, è effettivamente è presente in tutti questi scritti, che sono tanti, insomma, Contemplazione della morte, sono diverse, tante, tante pagine. Il notturno, questo del il libro segreto, questo è il compagno dagli occhi senza cibo, e così via. Ora, quindi abbiamo fatto questa sintesi per vedere se c'è un'evoluzione. Secondo certi critici, quelli magari avversi, non ci sarebbe evoluzione perché c'è sempre una visione nell'ambito del D'Annunzio e una natura che è quella che vuole cogliere appunto la vita come un dono di gioia, di godimento, di affermazione di sé, di predominio e così via. Secondo questi non ci sarebbe evoluzione, non ci sarebbe maturazione. Non negano naturalmente che c'è l'importanza rimane, che quella del D'Annunzio è comunque l'avventura più grandiosa che c'è nella letteratura italiana, se non europea, del Novecento. Avventura per dire appunto scoperta di un mondo nuovo che ci viene presentato davanti agli occhi come una organizzazione letteraria originale, perché appunto non c'era prima. Secondo altri invece si sottolinea il fatto che tutti gli autori, certo, a meno che non ci siano fratture evidenti, hanno una loro natura, una loro indole, e per cui tutta la loro opera, dalle prime prove ancora certe, fino a quelle della maturità e poi della decadenza, non è che una parabola che tuttavia esprime sempre lo stesso carattere. Fatto sta che, insomma, il fondo di quest'arte è quello che, insomma, abbiamo presentato. L'autore ha quelle caratteristiche, e perché? Perché appunto lui è un esteta. Per lui, come per tanta parte del decadentismo, l'arte è rivelazione, è un atto di vita. E allora, se vogliamo essere artisti, dobbiamo impersonare in noi stessi l'arte. E se l'arte è accoglimento delle gioie della vita, è azione, e allora noi dobbiamo agire per far sì che l'opera d'arte non sia qualcosa di oggettivo, di estraneo a noi stessi, ma siamo noi stessi. Però, insomma, di fronte, certo, cos'è un autore che si presenta problemi infiniti. C'è stato un periodo in cui, certo, un tipo del genere, chi lo giudicava politicamente lo stroncava. Ormai queste posizioni sono state superate, non ci sono più, e allora si cerca di vederlo appunto nell'ambito di quella crisi che c'è stata in Europa in quegli anni, e si cerca di essere obiettivi anche nell'apprezzare effettivamente tante pagine che
a prescindere, insomma, dal vitalismo e dal superomismo, sono pagine di alta, altissima letteratura, di grande poesia. E tanti si sono pure domandati, insomma, se qui quest'arte presenta una bellezza esemplare, ma l'arte non è bellezza di momento. E allora, in un certo modo, l'arte è bellezza e la bellezza è umanità. Mica si può dire che la bellezza non sia umanità, anzi, è la tensione massima dell'umanità. E allora rimangono perplessi e quindi tendono comunque a riconoscere la grandezza di tanti, di tante opere del nostro autore. Ora però, allora, vi volevo, tanto per verificare queste caratteristiche, allora cominciamo a leggere quello che è il... Allora, la prima opera ormai compiuta con un certo equilibrio è Canto Novo. Canto Novo, quindi edita nell'82, ma poi venne arricchita, ci fu una edizione, l'ultima edizione del 96. E ora vi leggiamo una lirica che è intitolata Canta la gioia, non poteva essere diversamente, quindi insomma questa forza vitale che D'Annunzio sente in sé. E in consonanza, secondo lui, con quella che è la vita dell'universo, che deve rivelarsi in arte, la si trova già all'inizio della sua opera. E allora ecco, lui si rivolge alla sua amata. Quindi diciamo che il teatro delle sue azioni presenta sempre un afflato amoroso. C'è sempre una donna che sta naturalmente a testimoniare quello che è il rapporto che noi abbiamo con le cose, un rapporto serenatore. La donna rasserena, anche se nei romanzi costituisce spesso una tirannia. Invece nelle liriche è sempre qualche cosa che viene contemplato, sempre al centro di un quadro eletto, non solo elegante, ma anche gentile, pieno di bellezza e di grazia. E allora ecco, si rivolge alla donna, dice: canta la gioia, io voglio cingerti di tutti i fiori perché tu celebri la gioia, la gioia, la gioia. Questa magnifica donatrice canta l'immensa gioia di vivere, di essere forte, di essere giovine, di mordere i frutti terrestri. Noi naturalmente non abbiamo tempo e leggiamo tutto senza soffermarci, ma qui ogni parola ha un significato veramente esplosivo. Qui, come in tutta l'opera d'Annunziana, perché D'Annunzio è signore dell'espressione, ma è anche compiacente del valore infinito evocatore che c'ha la parola, della sua forza ora drammatica, ora fonica, musicale e così via. E vedete qui dice canta di mezza gioia di vivere, di essere forte, di essere giovine. Quindi, insomma, fino ai libri segreti e notturni
L'autore canta solo la giovinezza. E perciò diciamo che questa è un'opera compatta, in cui è logico, è assente l'osservazione di certi aspetti della vita, perché lui vuole cogliere solo quelli positivi, quelli energici, quelli che affermano, non quelli che negano. E poi, naturalmente, il godimento delle cose è sempre esaltato in maniera netta. E qui avrebbe potuto dire cogliere i frutti terrestri, invece dice mordere i frutti terrestri, con saldi e bianchi denti voraci. E poi continua dice, e di adorare ogni fuggevole forma, ogni segno vago, ogni immagine vanente, ogni grazia caduca, ogni apparenza nell'ora breve. Ecco, quindi l'autore sa che c'è pure un aspetto declinante delle cose, un fuggevole apparire di gioie che poi scompaiono. E magari un altro autore meno energico di lui avrebbe colto queste come occasioni di un ripiegamento interiore, di riflessioni intorno alla precarietà della vita e così via. Invece lui no. Qui, ecco, fa appello a uno scatto della volontà, proprio perché queste cose fuggono. Dobbiamo cogliere l'attimo e dobbiamo godere. E così via. Si impongono, insomma, già dai primi anni. Quindi qui l'autore, in questa raccolta, ha 19 anni. E già effettivamente compone un quadro di una misura straordinaria e è capace proprio attraverso poi questa forza pure della versificazione, questo ritmo cadenzato, forte, di rappresentarci quella che è l'energia del soggetto. Invece, un po' avanti, e quindi vediamo qualche cosa di questo poema paradisiaco, di questa letteratura della bontà, cioè in realtà è un momento di ripiegamento, una pausa dell'energia vitale, un raccoglimento del poeta in cui si vede il languore, l'estenuazione, il rilassamento dei sensi e il venir meno delle forze, e cosa che comunque è una caratteristica della vita che lui sa ben rappresentare. Questa vorrebbe essere una consolazione alla madre, e la madre che quindi vive in Abruzzo. Bella poesia, bella la poesia che ha fatto sua madre. Sì, sì, vive in Abruzzo. Vorrebbe rivedere il figlio che invece è lontano, pensa a quella che sono le proprie gioie della vita, l'affermazione di sé, e promette alla madre che andrà a trovarla, ma il tempo passa e non compie mai, insomma, questo viaggio. Alla fine, proprio come spinto da questo senso di languidezza, si reca dalla madre anche per riceverne come un conforto. Ma lui vorrebbe essere lui che è giovane e forte, dovrebbe a me apparire così agli occhi della madre, vorrebbe offrire a lei la consolazione della propria presenza. Infatti, consolazione è intitolato questa poesia. E non abbiamo più
In tutto questo poema paradisiaco non c'è più quel ritmo travolgente che c'era anche in quella poesia che abbiamo letto, quelle costruzioni architettoniche grandiose, barocche, che servono a dare spazio alla forza o alla violenza, all'affermazione di sé. Ora invece non dobbiamo affermare niente, dobbiamo raccoglierci nella nostra intimità e anche attraverso il verso, il linguaggio, dobbiamo esprimere la stanchezza, il rilassamento. E allora, ecco, un procedere tutto cadenzato, lento, dice, non piangere più, torna il diletto figlio alla tua casa, è stanco di mentire, vieni, usciamo, tempo è di rifiorire, troppo sei bianca, il volto è quasi un giglio, vieni, usciamo, il giardino abbandonato serve ancora per noi qualche sentiero, ti dirò come sia dolce il mistero, che vela certe cose del passato, ancora qualche rosa e nei rosari, ancora qualche timida erba, odora. Quindi c'è una descrizione di un giardino triste, piena di malinconia, e questa è l'evocazione, e perché ci deve dare il senso appunto di questo abbandono che il poeta sente in sé, che vorrebbe scambiare come bontà, vorrebbe quasi trovare appunto un'altra via di realizzazione di sé, nell'amore tra gli uomini, qui nell'amore per la madre, però tutto intorno a lui è decadenza. E è caratteristica che questi giardini, qui il giardino di casa, ma è proprio il poema paradisiaco, appunto un poema sui giardini, e vale a dire, effettivamente coglie bene quello che è il senso delle cose che si uniscono di uno, assiscono, diventano secchi, non c'è più l'erba verde, è là il segno tangibile, naturale, vivo, concreto, di quella che è la fine della vita, il cadere della vita, l'approssimarsi della morte. Dà un senso, certo, di nostalgia per la primavera perduta, per la giovinezza perduta, e anche un senso di tristezza, di malinconia, che poi verrà sviluppato meglio in una corrente, i crepuscolari, che avranno come testo da cui partire questo poema paradisiaco, i crepuscolari italiani. E quindi, insomma, D'Annunzio ha fornito anche ad altri successivi autori diversi strumenti, diversi orientamenti. E così continua questo. Poi abbiamo, allora, al tempo della scoperta di Nietzsche, questo trionfo della morte. Trionfo della morte, qui ci sono. Vi vorrei, tanto che, perché sono colazioni dopo, quindi lui torna dalla madre e le vorrebbe dare conforto, si vede che la madre ha una certa età, collocata in questo quadro cadente, e pare che sia quasi vicina alla fine, e effettivamente poi morirà. Ora nel canto notturno c'è un passo dove lui rievoca la visita alla madre morente. Effettivamente il distacco tra questo e quello è enorme. Qui diciamo che
la malinconia che si sente nei testi è effettivamente prodotto di una sapienza teatrice, di una grande capacità poetica, però sa un po' di letteratura, che è addolcita naturalmente da quelli che sono i ritmi della composizione, del verseggiare e anche un po' i ricordi lontani della letteratura. Invece qui, in questo passo del notturno, non ci sono sipari, non ci sono veli ad addolcire quella che è l'impressione tremenda di un dissolvimento veramente radicale, di un annientamento e quindi anche di una porta aperta sul nichilismo. Perché certo uno che non è stato abituato a concedere la vita come valore spirituale e religioso, e poi quando si trova in tanta morte, che reazione ha? E allora noi la vediamo adesso. Lui quindi si reca in casa della madre, attraversa una stanza con l'altra, e non la trova. E poi si trova improvvisamente di fronte al letto, dove la madre sta morendo. E la vede, non la riconosce. Dice, è mia madre, una povera cosa curva, una cosa informe, una cosa di miseria e di pena, abbassata, umiliata, perduta. È mia madre, perché se la ricorda appunto, è la madre, anche se è anziana, anche se è vicina alla fine, è noi, per il concetto appunto di essere, che è sorgente di vita, la vediamo sempre piena di energia, di forza, è rappresentante essa, è stessa della vita, e invece ora non c'è più. È mia madre, mi trascino ai suoi piedi, striscio sul pavimento, sono vuoto di tutto fuorché del terrore. Quindi il terrore a un essere appunto che vive nell'ambito della sensibilità e la morte non include, diremo così, pensieri che vanno al trascendente, alla conservazione della figura paterna, se non o materna, nella mente, alla conciliazione con l'inevitabile. No, l'unica impressione per lui è il terrore. Dice, alzo la testa spasimando come se mi si spezzasse una vertebra nel collo. Alzo la testa e guardo. Guardo quel viso. Bisognava che la sorte mi accecasse prima. E doveva tornare prima dalla madre. Mia madre, una povera creatura avvilita, percossa, sfigurata. E non so che spaventosa grandezza in cui io entro, come in un luogo pio e tremendo. Veramente, chi allora non ha coltivato il mondo della spiritualità, si potrebbe dire che non ha avuto maturità, perché lui ha vissuto sempre nel culto della forza, cioè della giovinezza. La maturità è il trapasso dalla giovinezza a un'epoca che è il preludio della fine. E ora si trova di fronte a una cosa che appunto è troppo grande per lui. E perciò dice, è una spaventosa grandezza. Non sa che dire, né cos'è la morte. È una grandezza spaventosa. Qualche cosa di troppo grande per noi, ma che ci fa spavento. Però dice, in cui entro come in un luogo pio, un luogo sacro.
è tremendo. Come nel mio sacrificio stesso, come se, ecco, io mi dovessi sacrificare. E questo, su questi toni, è tutto il notturno. È veramente, insomma, la reazione di chi è vissuto nella sensibilità di fronte al decadere dell'unità e all'approssimarsi della vita. E certo, è una verità che i prosecutori della letteratura tradizionale non ci sanno dire, perché sono stati avvezzi alla considerazione diversa delle cose, della morte stessa, e per cui ha la sua importanza, insomma, come effettivamente il prodotto è di un'opera di esplorazione, perché il D'Annunzio ha sempre voluto intendere la sua opera come un'opera esploratrice di una dimensione che la letteratura tradizionale non aveva affrontato. Invece, in questo Trionfo della morte, protagonista Giorgio Aurista si sente oppresso dalla tirannia di questa donna, ma non che lei voglia servirlo a sé, ma è l'amore, è il legame che lui prova per lei, a impacciarlo, a frenarlo nella realizzazione di sé. E a un certo punto si sente come privato della forza, vuole come immergersi in quelle che sono le fonti della vita, vale a dire la terra natale, e va in Abruzzo. In Abruzzo c'è sono naturalmente diverse pause di quello che è il ritmo dello svolgimento del romanzo, purtroppo è tardi, non possiamo leggere tutte. Ce n'era una veramente di straordinario realismo, è la visita a un santuario dove il protagonista si trova a contatto con quella che è la religione pagana delle folle. Poi, dopo, invece, dopo questa visita al santuario, lui ha la possibilità di contemplare quello che è il lavoro faticoso, ma operoso, positivo, gioioso dei campi. E allora ha come un rasserenamento. Dice: una luce straordinariamente viva diffondevasi per le coste e sul mare. Appena tramontato il sole, un'immensa onda di oro impalpabile saliva dal cielo occidentale al sommo e declinava verso la plaga opposta, penetrandone con estrema lentezza la trasparenza blanca. L'Adriatico diveniva grado a grado più chiaro e più dolce, pendendo in quel colore che hanno le prime foglie dei salici sui novelli vergulti. Soltanto le vele rosse, nobili come se fossero di porpora, interrompevano la chiarità diffusa. È una festa, pensava Giorgio, abbagliato dallo splendore dell'occaso. Dove respira la creatura umana, cui tutto il giorno, dall'alba al tramonto, è una festa consacrata da una conquista nuova? Dove vive il dominatore, coronato dalla corona del riso, da quella corona di rose ridenti, della quale parla Zarathustra, il dominatore forte e tirannico? Ecco, ora, dopo essersi un po' infrancato dalla visione
di questo sole cadente, del quadro quasi idilliaco, e gli pare quasi di poter raccogliere le forze e di poter incarnare appunto quello che è il novello eroe, bandito da Zarathustra. E quindi parla appunto di questo superuomo e così via. Beh, vabbè, forse ci possiamo fermare, ci sarebbero ancora altre cose. Per esempio, vi dicevo quello nell'ambito della poesia, i suoi libri migliori sono le laudi, 3 libri, a cui poi se ne aggiunse un quarto, ce n'è uno che è introduttivo, è Maya. E pure qui naturalmente c'è una certa tensione che sembra quasi rassomigliare a quella che abbiamo visto in Canta la Gioia. Dice: ho vita, dono terribile del Dio, come una spada fedele, come una ruggente face, come la Gorgona, come la centaurea veste. Ho vita, dono d'oblio, offerta agreste. Come un'acqua chiara, come una corona, come una fiale, come il miele che la bocca separa dalla cera tenace. O vita, dono dell'immortale, e sarebbe il dono appunto di questo nuovo dio pagano, Pan, e panismo, sarebbe questa filosofia che sottende la visione delle cose dell'Annunzio, insomma, questo naturalismo. E ecco perciò dice: la vita è dono di questo dio resuscitato, che viene a bandire sulla terra come un nuovo giorno e vuole infondere agli uomini la voglia di vivere, di cogliere le gioie della vita. Però insomma c'è una tensione qui che invece si smorza più avanti. Il terzo libro di queste laudi, quindi laudi vorrebbero dire questa, per esempio, dice laus vitae, lode alla vita, un'offerta a quella che è la forza propositiva degli uomini. Invece poi il libro migliore è quello su cui tutti concordano, è l'arcione. L'arcione è quello insomma della pioggia del Pineto, di settembre, della fiera fiesolana, per esempio. La pioggia del Pineto l'abbiamo letta tutti, però ecco, per esempio, questa sera fiesolana è veramente la rappresentazione di una sera primaverile in cui il poeta ausculta quelle che sono le voci delle cose e rappresenta quello che visivamente coglie tutto intorno a sé. Sembra parlare a una donna. Poi pare che quindi tutto è molto vago, ambiguo, e proprio in questa ambiguità sta la bellezza della rappresentazione. Poi pare che questa donna quasi scompaia e divenga la sera. E caratteristica dell'arcione è anche la prepotenza dell'io, tende a farsi da parte e viene in primo piano sul teatro appunto della vita, questo ambiente arcano che il poeta interroga, che vorrebbe comprendere per la forza che ha in sé.
Dice, fresche le mie parole della sera, ti sien come il fruscio che fa le foglie del gelso nella mantichile coglie, silenzioso, e ancor s'attarda all'opera lenta sull'alta scala, che s'annera contro il fusto che si inargenta con le sue rame spoglie, mentre la luna è prossima alle soglie celle, e par che innanzi a sé distenda un velo, ove il nostro sogno si giace, e par che la campagna già si senta da lei sommersa nel notturno gelo, e da lei beva la sperata pace senza vederla. E ancora la campagna sta lì aspettando la luce, ancora non vede bene la luna, però già è come rinfrancata e beve la pace. Sempre il linguaggio è quello naturalistico dei sensi. E poi e continua, dice, laudata sì per il tuo viso di perla o sera. E effettivamente quando appare la luna il colore è quello perlaceo. E per i tuoi grandi umidi occhi ove si tace l'acqua del cielo. Dolci le mie parole nella sera ti siano come la pioggia che bruiva tepida e fuggitiva, commiato lacrimoso della primavera, sui gelsi, sugli olmi, sulle viti e così via. Dunque, vabbè, adesso chiudiamo magari con appena due cose su questo. Il compagno dagli occhi senza cigli. È un compagno di scuola, e amico del Carducci, un ragazzo che poi si perde in quella che è l'infinità dei casi della vita, e improvvisamente il poeta lo ritrova in vecchiaia e effettivamente lo stacco tra la giovinezza, anzi l'adolescenza, e la vecchiaia è immenso, e quindi procura al poeta veramente come uno schianto. Ecco, è uno dei motivi appunto della riflessione che quella vita così forte è una dissolvenza, è un fluire inarrestabile, è un prepararsi alla fine. E dice, non so terrore più profondo di quello che mi occupa quando, nella pausa della mia propria volontà che mi crea, io vedo accorrere dall'infinito il vento senza nome e in esso agitarsi la polvere del passato e levarsi contro me non come ombre delle cose che furono, ma come aspetti di quelle che sono per essere. E lo vede, dice, amico mio, chi ti ha fatto tanto male? Lui pensava, noi quando insomma ricordiamo gente dopo tanti e tanti anni, non pensiamo mai che la decadenza possa essere arrivata fino a quel punto. È bellissima questa storia, dice, chi ti ha fatto tanto male? Come sei ridotto? Dice, chi ti ha fatto tanto male? Egli mi chiede, non mi riconosci? Dissimulo il sussulto che mi dà il suono inatteso della sua voce nella stanza chiusa. È tanto sonora che mi sembra egli mi abbia parlato forte nell'orecchio. Oh, non sei mutato quasi, guarda me. E vorrei enunciare le lesioni del tempo, esagerandole, apparirgli come un uomo esausto su cui sia sospesa la minaccia, ridiventargli compagno anche nella miseria e nella passione. Quindi insomma il poeta, vedendo tanta decadenza, vorrebbe farsi vedere pure lui, insomma abbattuto dalla sorte, dagli anni, per confortare l'amico. E poi dice, quanto eri bello, quanto eri bello. Forse avevi gli occhi più grandi, mi ricordo, avevi i capelli così scuri che non mi sarei aspettato
di ritrovarti con una barba bionda. E così via. Vabbè, chiudiamo qui. Grazie. Grazie di essere stato grazie. Grazie. Io ringrazio in particolare Andrea per la bella esposizione storica, le belle immagini che ci ha fatto vedere. Poi Bruno, che è come solito è sempre completo nelle sue illustrazioni dei personaggi letterari che facciamo, e impariamo sempre tante cose ad ascoltarlo. Sì, sì, questa è una capacità, questa fa capire la grande passione. Io vi volevo fare una domanda. Ormai siamo in decadenza. A voi volevo fare solo una domanda con una risposta proprio lampo. Ma D'Annunzio, oltre che decadentista, è stato in qualche modo anche un pochettino futurista? Ebbene sì, e in questo vitalismo qualcuno? Sì. Sì. Quindi diciamo che lui l'argomento più importante è quello del decadentismo. Non l'ho detto. Un precursore anche un po' del... Sì, e anche quando ci fu il manifesto del futurismo, cioè lui li accolse, perché ovviamente tutta questa energia è tipica del futurismo. E quindi furono quelli dei compagni di strada, pure futuristi. Quindi con Marinetti e tutti gli altri. Sì, sì, certo. Che poi lui è uno che, insomma, non è geloso delle proprie cose. Un personaggio, insomma, così, come dire, così espansivo nella autoaffermazione, appunto, ci potrebbe sembrare uno pieno d'alterigia, che non è disposto a confrontarsi con gli altri. Invece lui è un personaggio generoso, che pure gli avversari cerca di comprendere, di affratellare a sé, e quindi pure il futurismo. Questo lo fa sia verso i letterati italiani che stranieri. Cerca sempre di cogliere. Invece in genere i letterati sono gelosi delle loro cose, spartiscono con gli altri, come si dice. Allora, a me il futurismo...